Lo statuto dell'Associazione Libera, che individua tra i suoi scopi sociali una serie di elementi che vanno ben oltre il contrasto, la cosiddetta lotta alla mafia. Si tratta di sostenere tutte quelle strategie di lotta non violenta al fenomeno mafioso, di resistenza civile al fenomeno mafioso per ostacolare l'infiltrazione e il radicamento. Libera si impegna a promuovere, ad assistere, a dare servizi che possano aiutare, coadiuvare l'attività di tutti gli enti, di tutte le altre associazioni, di tutti i singoli che si impegnano nella lotta alla mafia, e inoltre dà sostegno concreto anche alle vittime e a tutti coloro che intraprendono percorsi di denuncia, percorsi che noi si definisce di verità e di giustizia. Ed è qui, a parere di questa difesa, che si inserisce il danno più rilevante che è stato portato alla nostra associazione dai reati commessi dagli imputati. Il fatto che la maggior parte degli imprenditori, la maggior parte delle persone offese da questo procedimento non abbia sporto una denuncia spontanea è, a parere di questa difesa, la dimostrazione migliore del forte clima di sfiducia nei confronti della società. Una sfiducia che nasce proprio dalla forza intimidatrice dell'associazione e dalla sua capacità di legarsi al tessuto economico, al tessuto sociale. Questa capacità di coinvolgere la zona grigia e la grande forza intimidatrice rende la testimonianza e la denuncia estremamente difficili. L''Ndrangheta è un'associazione unitaria, storica, che si modernizza, che si evolve e che è in grado di insinuarsi nel tessuto sociale, nel tessuto economico e nella vita democratica. Per quel che riguarda la lesione dei diritti dell'associazione, colpisce la spregiudicatezza con cui gli imputati hanno operato. Libera è stata lesa direttamente e in maniera effettiva dalla Commissione di Reati Mafiosi, perché si promuove con questa associazione una cultura della responsabilità che è profondamente e potremmo dire in modo atavico opposta a quella mafiosa, istintivamente diversa e opposta.